da Sonia e bentornati su Speziata. Oggi un classico della cucina italiana, lo spezzatino di vitello con verdure. Gli ingredienti per 4 porzioni sono 650 g di carne magra di vitello, 250 g di carote, 200 g di piselli, mezzo bicchiere di vino bianco, una cipolla piccola, una costa di sedano, 10 g di lardo di prosciutto, un bicchiere di brodo di carne, olio extravergine d'oliva e sale e pepe. Allora, cominciamo la preparazione tritando finemente il lardo. Per chi non gradisce il lardo può tranquillamente sostituirlo con un cucchiaio di olio. Trito finemente la cipolla e poi la metto nella casseruola con il lardo. Trito anche mezza carota che aggiungerò al soffritto. E infine trito anche il sedano. Prima però lo pelo con un pelapatate in modo da eliminare tutti i filamenti. Olio in casseruola e cominciamo a far appassire le verdure. Nel frattempo cominciamo a preparare la carne. Se non l'avete già tagliata, la potete ridurre in piccoli cubetti. Questi sono un po' grandi, quindi li taglio almeno a metà. Ovviamente non ci dimentichiamo del soffritto, teniamolo d'occhio e di tanto in tanto diamo una rapida mescolata. Nel momento in cui ci rendiamo conto che il soffritto è appassito, possiamo aggiungere la carne. Alziamo un po' la fiamma e la facciamo leggermente rosolare. A questo punto possiamo sfumare con il vino bianco. Mescoliamo e lasciamo evaporare. Allora, come riprende il bollore e il vino è evaporato, aggiungiamo il brodo. Condiamo con sale e pepe, dopodiché abbassiamo la fiamma, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa una ventina di minuti. Nel frattempo che la carne cuoce ci prepariamo le verdure, quindi peliamo 2 o 3 patate che prima ho dimenticato di inserire gli ingredienti, e peliamo le altre carote e tagliamo il tutto a cubetti. Se le carote sono piccole possiamo tagliarle anche a rondelle. Mescoliamo e aggiungiamo anche i piselli. Aggiungiamo se necessario altro brodo e aggiustiamo di sale. Copriamo nuovamente e lasciamo cuocere a fiamma moderata per circa 20-25 minuti. Se vi piace uno spezzatino più rosato, a questo punto si possono aggiungere 1 o 2 pelati schiacciati. E volendo si può aromatizzare lo spezzatino con delle erbe aromatiche. Le più indicate sono una foglia di salvia e un rametto di rosmarino, o meglio ancora del timo. Ed ecco il nostro spezzatino pronto, lo lasciate riposare per 4-5 minuti e poi può essere servito. Ovviamente lo spezzatino può essere personalizzato aggiungendo o sostituendo qualche verdura. Molto buono è anche con l'aggiunta di funghi champignon. Provate anche a sostituire, ad eliminare completamente le patate e servirlo con un buon purè. Ciao a tutti da Sonia e alla prossima video ricetta.